Tornano le giornate del Fai di Primavera, oggi e domani, domenica 24 marzo, quest'anno alla 32esima edizione. L'evento nazionale è dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico in Abruzzo, con 22 aperture in 9 borghi e città. Le giornate del Fai di Primavera si confermano come uno degli eventi più importanti e significativi per conoscere il patrimonio culturale e paesaggistico italiano e, nel nostro caso, abruzzese. Siamo stati in particolare nel Cenacolo, convento Michettiano a Francavilla, dove in tanti hanno visitato il luogo simbolo della cultura, come riferisce il capo delegazione. Grazie alla collaborazione con la famiglia Marsicola e Lucifero abbiamo avuto l'autorizzazione a far vedere i nostri scritti FAI, ma a tutte le persone che ci verranno a visitare la possibilità di vedere il convento Michetti, un convento che ha origini molto antiche. Faceva parte dei frati minori del 1430, poi è stato acquisito da Michetti alla fine dell'Ottocento e ne ha fatto diventare un vero e proprio polo culturale, perché qui si riunivano grandi artisti, oltre allo stesso Michetti, D'Annunzio, Scarfoglio, Matilde Serao, Tosti, Cascella, e quindi era diventato un polo culturale dove, tra l'altro, D'Annunzio ideò Il piacere, il trionfo della morte. Era un fiore all'occhiello della cultura abruzzese ed è stato sempre considerato un punto di radiazione anche delle nuove tendenze culturali, tanto è vero che il Michetti era molto appassionato di storia e arte anche giapponese, e alcuni aspetti si ritrovano anche all'interno del convento.